schia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube, trovi tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e apro parentesi con questo commento. Ragazzi, leggete bene questo commento di un tizio che ha creato un account fake per fottere l'account al vero vincitore dell'account. E io dico, ditemi voi se deve esistere sta gente su YouTube. Apro e chiudo parentesi, teste di cazzo e pezzi di merda. Detto questo, incominciamo con il glitch, ragazzi. Allora, per fare questo glitch è il solito vecchio glitch, che però vi sto dimostrando che funziona. Quindi dovete avere una base operativa con il veicolo che volete duplicare all'interno della base operativa, dovete avere la mira manuale e in più dovete avere tutte le attività in mappa. Si devono vedere le attività in mappa. Per far vedere le attività in mappa andate nel menu interazione, dove c'è scritto nascondi opzioni, e voi dovete mettere personalizza e mostra, come ce le ho io in pratica, ragazzi. Una volta fatto tutto questo, che cosa dovete fare? Andate nella vendor. Allora, una cosa fondamentale è che dovete avere un amico. Allora, adesso vi faccio vedere la data, che è la data attuale, ragazzi. E cosa fondamentale, che dicevo, dovete avere un amico che gioca in una sessione, non c'è bisogno che lui lo sappia, insomma. E potrete prenderlo sia dagli amici, che a me è un po' scandaloso perché comunque ho veramente tanti amici, quindi non mi carica, oppure potrete prenderlo da qui, ragazzi, fate partecipa a sessione, prendete un amico e fate partecipa a sessione. Quindi a questo punto passiamo al glitch vero e proprio, ragazzi. Entriamo nella Vanguard. Io il procedimento di fare partecipa a sessione lo faccio due volte perché ho la connessione un pochino lenta, ragazzi, quindi sono costretto a farlo due volte. Questo addirittura non mi caricava i dettagli, quindi quando non carica i dettagli è perché o ha cambiato sessione o comunque non li carica. Quindi vi mettete qui vicino alla porta, fate partecipa a sessione, schiacciate X per entrare, X per accettare il primo messaggio e cerchio per non accettare il secondo messaggio. Dopodiché aprite la mappa. Una volta aperta la mappa, tasto pad per metterla per esteso, selezionate un'attività vicino al vostro garage. Se vi chiederà di essere lost, entrate comunque perché tanto non succede un cazzo. Quando siete dentro, fate partecipa a sessione, accettate il primo messaggio e rifiutate il secondo. Una volta fatto ciò, vi troverete buggati, entrate nell'appartamento. Non funziona nel CEO, ragazzi, e nemmeno nei garage singoli. Entrate nell'appartamento dove avete le LG RH8. Aspettate qualche secondo fino a che sentirete che il motore accelera e poi premete retromarcia. Vi farà questo bug e vi troverete vicino alla base operativa. Prenderete l'auto, entrerete nella base operativa, vi dirà base operativa piena, perché dovete avere la base operativa piena ovviamente, ragazzi. E quando sarete dentro la base operativa andrete a sostituire con l'auto che vogliamo duplicare, in questo caso la LG RH8 Retro Custom. Adesso andremo a vedere, ragazzi, che non è cambiato nulla. Come vedete la RH8 sì c'è, ma noi vediamo una Retro Custom. Quindi a questo punto prendiamo l'auto e andiamo fuori dalla base operativa e chiamiamo il centro operativo mobile. Comunque, ragazzi, tornando agli screen iniziali, è veramente scandaloso, è veramente scandaloso. Cioè, non è stato in grado neanche di copiare il nome come si doveva copiare. Ha scritto Maurizio con 2 Z, ragazzi. Cioè, io dico, l'idiozia della gente, l'infamità della gente.
cioè non ha limiti, ragazzi, non ha limiti. Perché cosa? Per un fottuto account moddato. Cioè, ma tu veramente, coglione di merda, pensi che io o tutti i romani pisciamo dai ginocchi? Io non piscio dai ginocchi. Io piscio come te, ragazzo. Anzi, soprattutto ti piscio in testa. Comunque, detto questo, continuiamo con il glitch. Qui sto andando a farvi vedere che ho una LG RH8 dentro il centro grafico mobile, perché dovete avere una LG RH8. E a questo punto entrate nel centro operativo mobile. Una volta entrati nel centro operativo mobile, il veicolo sarà già salvato e andremo a respawnare al centro città, ragazzi. Come vedete, siamo respawnati in centro città. Per questo glitch non servono targhe personalizzate, perché la targa che l'auto prenderà sarà la targa della RH8 che stiamo usando, quindi non c'è bisogno di usare targhe personalizzate. Io adesso sto andando qui all'Eclipse per farvi vedere. Come avete visto, prima avevo solo LG RH8 a parte una, quindi la mettiamo qui di lato e vi faccio vedere che le due targhe sono completamente diverse. Questo è l'originale e quello è il clone. Vi faccio vedere che una è targata fanculo, dedicato allo stronzo di merda che voleva fare il furbo, e l'altra alla targa della LG RH8. Detto questo, ragazzi, Maurizio Bolli, contattami per ritirare il tuo account e vi lascio un saluto. Al prossimo video, ciao a tutti.